Ancora complimenti per quello che hai fatto in questa stagione, ma negli anni, se vogliamo, tra l'altro ritrovi, e questa curiosità, Serie C dopo 18 anni, quando insomma riusciste a compiere un altro miracolo, la promozione del Morro d'Oro nel 2004 e poi l'anno successivo appunto la prima tua esperienza in Serie C. Che bella cosa, no? Sì, diciamo che l'Abruzzo mi porta bene, perché magari dopo 18 anni siamo riusciti a centrare un'altra promozione e nella Lega Pro, che è un campionato importante a ridosso dei campionati diciamo i più importanti B e A, quindi dopo viene la Lega Pro, quindi un traguardo importante che cercheremo di onorare al meglio, far sì che il nostro sogno continui, perché questo presidente e questa società lo merita. E poi che bella storia questo legame con il Pineto, il presidente Silvio Brocco, ottava stagione alla guida di questa squadra. Sì, beh, il presidente, al di là del ruolo che rappresenta un presidente, che ha dei valori, dei principi importantissimi che forse in questo mondo del calcio non se ne trovano, e quindi questo è il valore aggiunto. È il valore aggiunto, e quando poi vieni, ti trovi a confrontarti con persone di questo livello, ti senti con una responsabilità, ti senti forse in debito di dare qualcosa in più, perché la persona lo merita, e noi faremo di tutto anche quest'anno per dare più soddisfazione, più gioie possibili al nostro presidente. Come se l'immagina questa Serie C che è cambiata profondamente, no? L'ultima volta, abbiamo già detto, 18 anni fa per Daniele Amaulo, è cambiato il mondo, se vogliamo. Sì, beh, diciamo, prima c'era, dopo la Serie D c'era la C2 e poi c'era la C1, quindi c'era un campionato di mezzo. Adesso il valore, sicuramente il livello è cresciuto tantissimo. In Lega Pro abbiamo anche giocatori che fino a ieri stavano in Serie B, quindi mi aspetto dei confronti con squadre forti, con piazze importanti, che hanno delle storie anche di Serie A, di Serie B. Però questo è da stimolo, è per tutti. Noi l'obiettivo è arrivare e poterci giocare delle sfide importanti e non partire battuti. Il mio modo di pensare è che nel calcio non c'è niente di impossibile, anzi, vogliamo continuare la nostra percorso e far sì che la storia continui. Assolutamente, volete che insomma questa favola continui il più possibile, il più lungo possibile. L'unico rammarico, staremo a vedere, forse non ci sarà l'incrocio col Pescara. Beh, peccato, mi auguro che ci sia, perché sarebbe proprio per noi una bellissima cosa fare il derby con il Pescara, quindi sarebbe il massimo degli incontri da fare, però vediamo i gironi, speriamo, ecco, che questo avvenga. Se poi non sarà possibile, faremo il tifo per il Pescara, e il Pescara mi auguro che faccia il tifo per noi. Questo è poco ma sicuro. Grazie Daniele. Grazie a voi, salve.